Robot Roomba, manutenzione ordinaria. Ecco qui, prima cosa che facciamo, lo prendiamo, lo giriamo, apriamo il filtro di pulizia e andiamo a pulire la parte interna del filtro. Si smonta il filtro e si procede alla pulizia. Poi con un cacciavite possiamo smontare il rodino anteriore. Ecco qua, in questo modo basta fare leva qui ed esce fuori. Guardate qui quanta zozzeria e quanti peli ci sono. Rimettere in sede il rodino basta fare una leggera pressione. Poi possiamo smontare la spazzola laterale ed anche qui possiamo notare che è pieno di capelli. Questi basta toglierli, buttarli e rimettere in sede la spazzola laterale. Si avvita senza esercitare troppa forza. Poi si smontano le spazzole principali tramite queste due levette, basta spingerle, alzare, si possono togliere e anche queste, come vedete, sono piene di capelli. Per poterla pulire utilizzo un cacciavite o una lametta che mi aiuta a rimuoverli. Ecco qui. Anche quest'altra spazzola è piena di capelli che andrò a rimuovere grazie ad un cacciavite. Guardate, anche qui sotto è completamente sporca. Ora abbiamo pulito tutto, possiamo procedere al rimontaggio. Bene, terminato, possiamo rimontare e utilizzarlo.